Incontro in biblioteca Giovanni Bovio, organizzato dal movimento Trani a Capo sul tema della rete e del disagio che ne deriva da un uso improprio, soprattutto tra i più giovani. Allora, oggi abbiamo pensato di organizzare questo convegno che si intitola Stay Human, esci dalla rete ed entra nella vita, perché qualche mese fa abbiamo cominciato a ragionare sull'idea di organizzare dei laboratori tematici su dei temi che potessero riguardare quelle che sono le problematiche dei cittadini nel quotidiano e in particolare le problematiche delle famiglie. E abbiamo ritenuto che questa fosse una delle problematiche da affrontare, perché questo sfrenato uso dei mezzi tecnologici, di internet e dei social network in modo particolare, sta portando tutti noi a perdere la dimensione del contatto umano. Fatto estremamente negativo per tutti. Allora oggi noi abbiamo deciso di mettere insieme degli esperti del settore, sono un sociologo, due psicologhe, un avvocato e un ingegnere, per non trascurare l'aspetto legato alle ripercussioni sulla salute dell'uso sfrenato di questi mezzi, in particolare degli smartphone, per metterli insieme e ragionare su questa tematica, sperando di, come dire, innescare una discussione che poi possa svilupparsi anche prossimamente, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, con dei laboratori un po' più specifici. Stiamo parlando della possibilità di un disturbo del controllo degli impulsi, stiamo parlando di una strutturazione ed una slatellizzazione del narcisismo, di alcuni comportamenti nevrotici di tipo ossessivo-compulsivo. Insomma, avremo che parlare proprio per riflettere insieme e cercare delle soluzioni.